Buon pomeriggio, edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo con un'operazione antimafia dei carabinieri in 6 regioni d'Italia, 25 le misure cautelari, oltre 200 carabinieri fin dalle prime ore di questa mattina hanno dato esecuzione infatti ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale dell'Aquila a carico di 25 persone di cui 14 in carcere per associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, di armi, estorsione, riciclaggio ed altro. 149 sono gli indagati. I militari stanno procedendo al sequestro di beni immobili e attività commerciali e a perquisizioni in Abruzzo, Molise, dove c'era il vertice dell'organizzazione, e Calabria, Sicilia, Lazio e Marche. In particolare le misure di custodia cautelare riguardano 20 arresti e 5 obblighi di dimora. Noi ci andiamo a vedere il servizio di Fabrizio Occhionero sugli arresti proprio in Molise, dove c'era il vertice dell'organizzazione. Un'associazione di tipo mafioso che aveva messo radici in Abruzzo e in Molise. Traffico di droga e di armi, estorsione e altri reati, con attività criminali estese anche nelle regioni limitrofe e all'estero, in particolare nei paesi dell'America Latina. Coinvolti a vario titolo, elementi di spicco del clan Ferrazzo di Mesoraca, centro in provincia di Crotone. Tutto è finito nella rete della Procura Antimafia e sfociato nell'operazione Isola Felice, che ha coinvolto oltre 200 carabinieri in altre 4 regioni, Calabria, Sicilia, Lazio e Marche. Notificata un'ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale dell'Aquila a carico di 25 persone, 14 in carcere, 5 gli arresti in Basso Molise, tra Termoli e Campomarino, 3 in carcere a Larino e 2 ai domiciliari. Per altre 3 persone è scattato l'obbligo di dimora, sequestri e perquisizioni in attività commerciali e in un ristorante. Secondo la Procura Distrettuale Antimafia dell'Aquila ci sono consistenti elementi per affermare l'esistenza di un'associazione criminale di natura andranghetista con base tra San Salvo, Campomarino e Termoli e composta sia da calabresi che da siciliani che da persone del posto, per lo più appartenenti alla piccola criminalità abruzzese e molisana, che nel tempo si sono affiliati alla criminalità organizzata. L'operazione rappresenta l'epilogo di un'inchiesta partita a Campobasso su iniziativa della Procura del Capoluogo all'indomani del ritrovamento di un arsenale, armi nascoste in una macchina trovata in un garage di Termoli nel 2011 e che portò Eugenio Ferrazzo, vicenda per la quale il 38enne di Mesoraca fu condannato a 12 anni di reclusione. Le indagini condotte allora dal procuratore Armando D'Alterio e dal sostituto Rossana Venditti hanno approfondito, grazie alle intercettazioni, i collegamenti dell'uomo con la malavita abruzzese e i contatti di suo padre con gli stessi ambienti in Calabria. Da qui è iniziata una collaborazione investigativa con la Procura del L'Aquila, fornendo durante gli incontri svolti alla Procura Nazionale Antimafia una serie di intercettazioni ambientali effettuate nel carcere di Campobasso e riguardanti Eugenio Ferrazzo. Gli elementi di prova raccolti hanno fatto spostare il cuore delle indagini in Abruzzo, senza però tralasciare il Molise. Tutto è sfociato nella maxi operazione che ha coinvolto quasi 150 indagati. Insomma, come avete visto, ampio un'operazione, una maxi operazione antimafia in 6 regioni italiane. Peraltro tutti i dettagli dell'operazione sono stati illustrati poco fa, conferenza stampa iniziata intorno a mezzogiorno, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Franco Roberti, che ha spiegato nei particolari l'operazione che ha, lo ripetiamo, coinvolto oltre 200 carabinieri sin dalle prime ore di questa mattina e che hanno portato al sequestro di beni immobili e attività commerciali e perquisizioni anche nella nostra regione, insieme a Molise, Calabria, Sicilia, Lazio e nelle Marche, il vertice dell'organizzazione in Molise. Allora, visto che è pronto il servizio, andiamo ad ascoltare il servizio che riguarda più da vicino la nostra regione. Andiamo ad ascoltare anche le parole del procuratore nazionale Franco Roberti.
Si chiama Isola Felice l'operazione condotta dai carabinieri dell'Aquila, iniziata nel 2010 per sradicare il clan Ferrazzo operativo nella regione Abruzzo, considerata appunto un'isola felice, il territorio ideale per impiantarvi attività di stampo mafioso. 25 arresti, tra cui quello di Ferrazzo Eugenio, figura di spicco dell'organizzazione che aveva rapporti con imprenditori locali, Sacra Corona Unita, 'Ndrangheta Calabrese. Attraverso una rete capillare ben organizzata operavano lungotenenti e corrieri che dal Sud America gestivano il traffico di stupefacenti destinati alla piazza abruzzese. Sicuramente è stata un'attività molto complicata perché questa cosca calabrese, questa 'ndrina facente capo ai Ferrazzo, si era insediata in Abruzzo inizialmente, dopodiché aveva iniziato a operare secondo le modalità tipiche della 'ndrangheta, ricostituendo un proprio gruppo, e questo gruppo si era esteso non soltanto all'Abruzzo ma anche alle regioni vicine, in particolare al Molise, ma non soltanto, riallacciando anche i contatti con la casa madre, quindi con la Calabria, con le altre cosche della 'ndrangheta da calabrese, ma anche con la criminalità organizzata pugliese e siciliana. La difficoltà maggiore qual è stata durante l'impresa? La difficoltà maggiore è stata proprio quella di seguire questi personaggi non soltanto appunto nella regione Abruzzo ma in tutte le regioni in cui si stavano insediando, capire qual era il loro modus operandi, capire innanzitutto i canali di approvvigionamento dei soldi che abbiamo scoperto essere appunto il traffico di armi e di droga, e come venivano poi dopo reimpiegati questi soldi attraverso il riciclaggio tramite l'acquisizione di società in maniera legittima, però utilizzando soldi provenienti di altri reati. I proventi dell'attività criminale erano destinati al sostentamento dell'associazione, all'approvvigionamento di... La 'ndrina dei Ferrazzo si è insediata, innanzitutto grazie purtroppo al sistema di protezione dei collaboratori di giustizia, perché Felice Ferrazzo è venuto qui come collaboratore di giustizia in stato di protezione, quindi è venuto in Molise, è stato mandato in Molise come località protetta per il collaboratore di giustizia. E ha approfittato per mettere in piedi, per rimettere in piedi l'operatività criminale della cosca, della propria cosca, insieme al figlio Eugenio, poi estendendosi in Abruzzo, poi tornando in Molise, quindi radicandosi tra l'Abruzzo e il Molise. Ma si è avvalsa pure la cosca Ferrazzo della sconfitta, diciamo se vogliamo, del clan Cozzolino, che era un clan di Camorra molto pericoloso, molto, molto importante, che si era pure trapiantato nello stesso territorio molisano e che, essendo stato sradicato con l'operazione Adriatico, pure condotta dalla Procura distrettuale dell'Aquila e dai Carabinieri, essendo stato sradicato, questo fatto ha consentito alla Cosca Ferrazzo di subentrare nel controllo dell'attività criminale alla Cosca Cozzolino. Adesso cambiamo argomento, parliamo del sisma che ha colpito il centro Italia. Il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, riunitosi questa mattina in prefettura a Rieti, ha rimodulato la presenza, la dislocazione delle forze di polizia nelle zone colpite dal sisma dello scorso 24 agosto. Il prefetto, si legge nella nota, valutate le esigenze di ordine e sicurezza pubblica segnalate dai sindaci di Accumoli e Amatrice, ha chiesto e ottenuto il concorso dell'esercito, il cui impiego è esclusivamente a presidio delle zone rosse dei centri colpiti. L'impiego dell'esercito consentirà un recupero di risorse delle forze di polizia che potranno essere impiegati in attività di antisciacallaggio. Il dispositivo deciso stamane dalla prefettura reatina coprirà i due comuni colpiti dal sisma, Amatrice e Accumoli, e tutte le frazioni. E a proposito di sisma, oggi alle 15 a Montereale in provincia dell'Aquila ci sarà la visita del commissario straordinario per la ricostruzione, nominato ieri dal Consiglio dei Ministri, Vasco Errani, che farà visita al centro aquilano insieme al capo della protezione civile Fabrizio Curcio. Per Errani è la seconda uscita dopo che ieri era stato in visita proprio ad Amatrice. Allora noi ci spostiamo proprio a Montereale, dove vedo in collegamento Paolo Renzetti. Buon pomeriggio Paolo da Montereale.
Grazie Jacopo, siamo qui a Montereale, il centro in provincia di L'Aquila. Alle nostre spalle c'è il COC del comune di Montereale, dove si sta lavorando incessantemente proprio dalle ore che hanno seguito il sisma dello scorso 24 agosto, e questa è la zona in provincia dell'Aquila sicuramente più colpita, che ha subito le conseguenze peggiori dalla scossa e dal terremoto di 8 giorni fa. E proprio nella seconda uscita, dopo aver assunto l'incarico di commissario straordinario del terremoto, Vasco Errani sarà proprio tra meno di un'ora, precisamente tra 50 minuti, qui a Montereale per visitare le zone che sono state colpite dal terremoto, per visitare le strutture abitative pubbliche e private del paese, che si trova a 28 chilometri dall'Aquila. Errani non sarà solo, come dicevamo anche prima, dicevi anche tu Jacopo, ci sarà anche il capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio, ci sarà anche il sottosegretario della Giunta regionale Mario Mazzocca, sarà presente anche il direttore generale della Regione Cristina Gerardis ed il direttore regionale del Dipartimento delle Opere Pubbliche Emidio Primavera, con il capo di gabinetto della Presidenza della Giunta regionale Fabrizio Bernardini. Come ci è stato comunicato, il programma prevede l'arrivo proprio di Errani, del commissario Errani e del capo della Protezione Civile Curcio in elicottero intorno alle ore 15, elicottero che atterrerà presso il locale campo sportivo che si trova alle nostre spalle. Poi ci sarà la visita nel centro storico di Montereale, ci sarà un incontro con alcuni amministratori nella sede del vecchio comune, del vecchio municipio, poi ci sarà una riunione operativa che non è ancora ufficiale, dovrebbe tenersi proprio qui alle nostre spalle all'interno del COC, che è ovviamente aperto, anche se in questo momento non ci sono né il sindaco Massimiliano Giorgi né gli altri amministratori del centro di Montereale. Come detto, seconda uscita per il commissario straordinario del terremoto, che dovrà affrontare, Jacopo, anche un'altra importante problematica, perché qui a Montereale è presente la vecchia fornace, che ha subito dei danni ingenti, diciamo dei grossi danni proprio in seguito all'ultima scossa di terremoto, e proprio questo ha creato allarme, perché c'è una problematica esistente che riguarda l'amianto proprio della fornace, problematica emersa nei giorni scorsi e che è stata posta all'attenzione anche da parte dei consiglieri regionali, in particolare del consigliere regionale del PD Pietrucci. E dunque ci sarà anche nel corso dell'incontro e della riunione operativa che si terrà qui con Errani e Curcio a Montereale, si parlerà anche della bonifica della fornace di Montereale. L'obiettivo è quello di procedere d'urgenza proprio alla bonifica dell'amianto presente nella ex fornace di Montereale. Questa è dunque una delle impellenze che bisognerà cercare di risolvere nelle prossime ore. Proprio di questo si parlerà con il commissario straordinario del terremoto. Attendiamo ovviamente l'arrivo del commissario straordinario, del capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio e di tutti gli amministratori locali. Come detto, intorno alle 15, forse qualche minuto dopo, ci sarà l'arrivo delle autorità nazionali proprio per iniziare questa visita qui a Montereale. Jacopo, che ricordiamo dista non molto da Amatrice, circa 60 chilometri dalla zona del centro in provincia di Rieti, zona che è stata maggiormente colpita come Arquata del Tronto dal terremoto. Per il momento è tutto, se non ci sono domande da Montereale possiamo restituire la linea allo studio. Grazie, grazie a Paolo Renzetti, ovviamente buon lavoro per questa visita del commissario straordinario alla ricostruzione Vasco Errani, con il capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio da Montereale. Ovviamente nel corso delle prossime edizioni tutti gli aggiornamenti della visita dal centro in provincia dell'Aquila. Cambiamo argomento adesso, cronaca: un uomo di 42 anni, Rodrigo Diego Del Monaco, di origine argentina,
residente a Letto Palena in provincia di Chieti, ma domiciliato a Pescara, operaio della Sevel di Atessa, ha perso la vita la notte scorsa in un incidente stradale accaduto a Pescara intorno alle 2:10 lungo la riviera Nord all'incrocio con via Solferino. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane, che era alla guida di una moto Honda 7,50, mentre viaggiava da solo per andare a raggiungere gli amici, avrebbe perso improvvisamente il controllo delle due ruote andandosi a schiantare sull'asfalto. L'urto violento non ha lasciato scampo all'uomo, che è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. I sanitari del 118, una volta arrivati sul luogo dell'incidente, hanno infatti potuto solo constatare il decesso. Le indagini sull'accaduto e per ricostruire la dinamica dell'incidente sono affidate agli agenti della Polizia Stradale di Pescara. La salma invece è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale civile. Il PM che coordina le indagini è Valentina D'Agostino. Sarà avviata entro dicembre la gara d'appalto per i lavori del completamento della strada statale 652 Fondovalle del Sangro, nel tratto compreso tra i comuni di Gamberale e Civita Luparella. Stamani l'annuncio da parte del presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Il servizio. 30 mesi per completare la Fondovalle Sangro. Sono questi i tempi dettati dal presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso nel corso della conferenza stampa che ha voluto illustrare la chiusura della conferenza dei servizi e l'approvazione del progetto definitivo per il completamento del tratto compreso fra Gamberale e Civita Luparella. L'opera, attesa da oltre 40 anni, era stata richiesta anche dall'amministratore delegato del gruppo FCA Sergio Marchionne, perché proprio in Val di Sangro insiste uno degli stabilimenti più grandi d'Europa per la produzione di veicoli commerciali, la Sevel di Atessa. A disposizione, ha spiegato D'Alfonso, ci sono circa 190 milioni di euro ricavati anche dal Masterplan Abruzzo. Noi abbiamo seguito tutte e tre queste attività: progettazione, pareri degli enti terzi, copertura finanziaria, cioè finanziamenti. I 190 milioni di euro sono il frutto della nostra testardaggine, perché crediamo a questa infrastruttura e l'abbiamo qualificata dal primo giorno come la prima opera strategica di livello nazionale dell'Abruzzo. Io mi auguro che venga scelta, con le regole del mercato e del nuovo codice dei contratti, un'impresa che vuole guadagnare facendo i lavori e non contenzioso. Un'impresa cioè che non vada a scontare in banca il contratto, ma che vada a scontare i SAL, gli stati d'avanzamento lavori. Voglio anche mettere in evidenza che i 190 milioni di euro non sono numeri facilmente ripetibili, rappresentano la straordinarietà di un patto che noi abbiamo avuto anche con il presidente Renzi. Il completamento dell'opera faciliterà anche il collegamento con il vicino Molise e con il Tirreno. La congiungente Tirreno-Adriatico, la più corta che abbiamo nella nostra regione, congiunge la Val di Sangro, quindi la zona industriale abruzzese rispetto alla nostra regione, mette insieme quattro province e soprattutto elimina quel traffico pesante di TIR rispetto ai nostri piccoli comuni, il comune di Sant'Angelo del Pesco, i comuni che sono vicini e di confine con la nostra struttura. Il capo dipartimento dell'ANAS Abruzzo, Antonio Marasco, ha parlato di una grande sfida per rispettare il cronoprogramma. Sì, prevede una galleria importante di circa 2,5 km, più un cunicolo separato scavato con la TBM come via di fuga per i pedoni. E in più complessivamente 1,5 km circa di viadotti, quindi opere dal punto di vista ingegneristico molto importanti. La Camera di Commercio di Chieti si è fatta capofila di un'iniziativa di valorizzazione della provincia, sempre di Chieti, attraverso la promozione della Costa dei Trabocchi, ufficializzata anche l'intesa tra GAL Costa dei Trabocchi, GAL Maiella Verde e FLAG Costa dei Trabocchi. Alfredo Primante. 100 idee progettuali, 300 partecipanti e 7 incontri organizzati sul territorio, oltre 30 imprese e associazioni di imprenditori che hanno prenotato quote del capitale sociale della costituenda società GAL Costa dei Trabocchi. Sono questi i numeri non ancora definitivi della iniziativa pubblica lanciata dalla Camera di Commercio di Chieti come capofila di un partenariato di 18 comuni della provincia di Chieti, associazioni di rappresentanza delle aziende agricole, commerciali, turistiche e dell'artigianato, le DMC del territorio. Ci sono in ballo 3 milioni di euro di fondi pubblici per generare opportunità di sviluppo e crescita della Costa dei Trabocchi.
Questa mattina presso la Camera di Commercio di Chieti c'è stato un workshop denominato Insieme per la Costa dei Trabocchi, in cui è stata ufficializzata l'intesa tra GAL Costa dei Trabocchi, GAL Maiella Verde e FLAG Costa dei Trabocchi per un percorso comune di valorizzazione della provincia di Chieti. Il grande valore di questo momento è che tutto il territorio della provincia di Chieti in accordo si muove identificando nel brand della Costa dei Trabocchi il brand unico della provincia di Chieti. Cosa strategica e straordinaria, perché finalmente c'è quella che si dice in termini tecnici una unique selling proposition, cioè un'unica proposta di vendita sul mercato, che vuol dire anche che, ed è qui anche il motivo del convegno di oggi, chiamare la regione a finalizzare tutti i propri investimenti attorno a questo tema, che non vuol dire finanziare necessariamente solo la Costa dei Trabocchi, ma finanziare tutte quelle iniziative che favoriscono un turismo che si muove attorno al tema della Costa dei Trabocchi. Prorogare i termini per la presentazione delle domande di esenzione per gli studenti che utilizzano i mezzi di trasporto di TUA è la richiesta della CGIL, che ha aperto anche degli uffici per assistere l'utenza nella compilazione della domanda. Vediamo. La scadenza è fissata al 10 di settembre, troppo vicina per completare tutti i documenti necessari a corredare la domanda per l'esenzione riservata agli studenti che intendono utilizzare i mezzi di trasporto della TUA. Per questo la CGIL ha chiesto a Regione Abruzzo una proroga dei tempi di consegna delle domande, almeno a fine mese, per completare la ricognizione dello stato patrimoniale della famiglia dello studente intenzionato a richiedere l'esenzione. Spiega il segretario generale della CGIL di Pescara, Emilia Di Nicola, servono almeno 10 giorni, ragion per cui è di fatto impossibile completare la domanda entro i termini. Quindi di fatto, se una famiglia produce la domanda a oggi, è già fuori i termini previsti dalla normativa. Per cui noi chiediamo fortemente che ci sia una proroga. Comunque invitiamo le famiglie e gli studenti a fare la domanda, a iniziare a produrre i documenti e cominciare a costruire questo pacchetto per inviare la domanda. L'esenzione è parte della riforma complessiva del TPL regionale. Il testo, che porta la firma del consigliere delegato Camillo D'Alessandro e che è stato approvato prima della pausa di Ferragosto dal Consiglio regionale, prevede però anche l'aumento del 15% del costo dei biglietti, aumenti che penalizzano soprattutto l'utenza abbonata. Qual è la situazione attualmente in provincia di Pescara e a Pescara per quanto riguarda il TPL? Trasporto pubblico locale a Pescara lo si potrà gestire bene nel momento in cui entreranno in funzione quei mezzi che sono stati ampiamente pubblicizzati dalla direzione aziendale. Entrando in essere questi mezzi, i problemi non se ne dovrebbero registrare. E per quanto riguarda l'assetto complessivo, le aree interne dovranno essere maggiormente attenzionate per evitare che, soprattutto con la riapertura delle scuole, diversi lavoratori e soprattutto studenti possono rimanere a piedi. E poi ci sono i tagli ai chilometri percorsi e la revisione generale delle corse, un provvedimento deciso dalla regione per consentire a TUA di rientrare nei parametri di legge e non essere più penalizzata dal governo, che nell'anno in corso ha tagliato i trasferimenti per 8 milioni di euro. Come CGIL, unitamente agli altri sindacati, chiediamo che venga rivista questa norma, che oltretutto ci accomuna al cosiddetto novero delle regioni canaglia che non rispettano i parametri richiesti dalla legge. Quindi è una legge nazionale che anch'essa va rivista, perché ha un'ottica federalista spinta, per cui se non si rispettano certi parametri, allora non si accede a dei fondi. Ci spostiamo a Teramo adesso. L'intento di eliminare gli impianti semaforici di via Po, via Flaiani e via Pannella e le modifiche apportate sulla strada principale all'ingresso di Teramo con i lavori di canalizzazione stanno creando non poche polemiche fra commercianti, residenti della zona e l'amministrazione comunale. Elisa Leuzzo. La gente reclama per questo, dice che guarda, un casino. Ha detto il vigile in pensione, me l'ha detto, ma che casino ha fatto questa sua? Allora, prendiamoci del tempo, vediamo come funziona. Ma che funziona, ha detto, che là ci sta c'è un divieto, là un casino, vigile non sa dove aveva da passare. Volete avere la pazienza di visionare e di vedere come funziona? Sì, ma si vede già adesso, cioè adesso basta guardare lì, che perfetto. Succede lì adesso.
lì si blocca. Perché? Perché le spiego subito, guarda. Allora, le macchine che scendono sopra non girano più di qua, vanno dritte loro. Le macchine che girano qua non girano più qua, non vanno dritte loro. Vanno tutte lì. Proprio viene da Giulianovo, una strada trafficata come questa non si può girare qua. E domanda, perché agli abitanti non è andata bene una protesta continua? Questi vogliono raccogliere le firme. Raccogliezzo le firme, però io devo vederlo sul campo. Io, ragazzi, la sicurezza. Sul campo si vede già oggi. Robert è il titolare del bar qui all'incrocio di via Po, via Pannella, via Flaiani. Commercianti arrabbiati per questa nuova riorganizzazione del traffico. Quali sono le vostre perplessità? Le perplessità sono prima di tutto il fatto che non si può svoltare via Pannella da Giulianova. E quindi secondo me ci sarà una limitazione del traffico che ci comporterà dei danni alle attività commerciali. E il secondo, io non sono neanche convinto sulla tutela del pedone, perché secondo me, non essendoci più il semaforo, che è l'unico momento in cui il pedone è sicuro di passare, con la rotonda, secondo me, senza semaforo verde non è più sicuro il pedone. Quindi ho dei dubbi pure su questo. L'assessore Franco Fracassa ha subito risposto alla chiamata ed è venuto qui per spiegare, dare spiegazioni sia ai commercianti che ai residenti della zona, viste le loro perplessità. Sì, beh, è il mio compito, sono qui per questo, non è nascondendosi che si risolvono i problemi. Sono qui per parlare con loro, per spiegare la bontà di quello che si sta realizzando, per spiegare la protezione che si vuol dare ai pedoni e soprattutto per spiegare loro che, non avendo i semafori spenti, noi riduciamo anche lo smog, riduciamo anche l'aria, rendiamo migliore l'aria che respirano. Poi la perplessità di dire io guadagno di meno perché? Io aspetterei innanzitutto, perché bisogna aspettare almeno qualche mese, come mi sono ripromesso, per vedere se tutto funziona bene, ma mi auguro che anche le loro attività ne beneficiano. Torniamo a Pescara adesso, dove prosegue da parte degli operai incaricati dal comune il taglio degli alberi ammalorati. Contestualmente non si ferma la polemica degli ambientalisti, contrari sia al metodo che al merito della scelta fatta dall'assessorato al verde guidato da Laura Di Pietro. Questa mattina operai al lavoro nei pressi dello stadio Adriatico Cornacchia, dove a presidiare il cantiere c'erano gli uomini della Digos e della Polizia e quelli della Municipale. Attimi di tensione tra le forze dell'ordine e il rappresentante del forum abruzzese dell'acqua, che vedete nelle immagini, Augusto De Santis, che ha fatto notare come il cantiere non fosse sistemato a dovere e costituisse un pericolo per pedoni ed automobilisti. Proteste queste che fanno il paio con quanto accaduto lunedì in via Rigopiano, quando alcuni rappresentanti dei Verdi avevano cercato di bloccare i lavori di taglio degli alberi in segno di protesta ed erano stati apostrofati da alcuni residenti favorevoli invece ai lavori, così come predisposti dal comune. Si svolgeranno il 29 ottobre le elezioni per scegliere il nuovo consigliere aggiunto di Pescara e i rappresentanti nella consulta degli stranieri. La giunta Alessandrini ha deciso di ripristinare questa figura per dar voce alle minoranze. Vediamo. Sono circa 4.000 gli extracomunitari in maggioranza senegalesi che risiedono e lavorano a Pescara con regolare permesso di soggiorno. A loro si rivolge la consulta degli stranieri e per loro verranno organizzate le elezioni per scegliere il nuovo consigliere aggiunto. Si andrà alle urne il prossimo 29 di ottobre, ripristinando una figura già esistente nel capoluogo adriatico, a cui però non è stata data continuità negli anni. Saranno 4 le liste che si sfideranno nella competizione democratica divise per area geografica. Per presentare le liste dovranno essere raccolte tra le 50 e le 100 firme. I candidati, una 60 in totale, andranno a comporre un organo destinato ad essere un raccordo tra l'amministrazione e le esigenze degli extracomunitari, favorendo così l'integrazione sociale. Saranno fatte 4 liste per varie aree del mondo, quindi area africana, paesi dell'est, area australe e americhe, e in ogni lista potranno presentare dei candidati che possono andare da 3 a 15. E quindi sarà una votazione non elettronica come era stata fatta l'altra volta, su delle schede, e verranno eletti 14 consiglieri più il consigliere aggiunto che fa parte della consulta.
Questo è importante perché è un filtro, possiamo dare voce a delle persone che finora purtroppo hanno avuto, diciamo, sono state penalizzate da questo punto di vista, sono persone che lavorano, badanti, persone residenti a Pescara, persone che contribuiscono al PIL dell'Italia, quindi rappresentano circa il 5-6% della popolazione, quindi è una fetta abbastanza importante. E a Giulianova dal prossimo 5 settembre inizieranno i lavori per la rimozione delle radici dei pini e conseguente ripristino del pavimento stradale nei pressi del centro commerciale I Portici nel quartiere Annunziata. Vediamo. Il 5 settembre partiranno i lavori di rifacimento delle parti ammalorate del piazzale del centro commerciale I Portici all'Annunziata attraverso la rimozione delle radici degli alberi dei pini che hanno sollevato letteralmente tutta quella porzione. Era un impegno che avevamo preso e gli impegni vanno mantenuti, unitamente alla rimozione a seguire dopo una decina di giorni, non appena verrà ultimato questo primo intervento, di tutte le radici, anch'esse insistenti nella porzione della piazza del San Giovanni XXIII, la piazza della chiesa di San Pietro e Paolo a Lido, e della via Curiel, che impediscono persino alle macchine e a quella che trasporta i feretri dei defunti per l'ultimo saluto. Lunedì 5 settembre partiranno in contemporanea anche i lavori che elimineranno i problemi in via Filetto nella frazione Colleranesco. Consisteranno nel rifacimento integrale di 400 metri di tubatura nella parte finale di quella via, dove insistono diverse residenze, nonché nella disosturazione dei 400 metri iniziali. È un problema anche questo annoso che troverà soluzione. Apriamo adesso la pagina di sport, partiamo ovviamente dal Pescara che ieri è stato impegnato in un amichevole a Colonia Spiaggia, vinta per 3-0 contro il San Nicolò. Il presidente Sebastiani a fine partita ne ha approfittato per fare il punto sul mercato che si è chiuso mercoledì sera e anche per tornare sulla vicenda che ha riguardato lo 0-3 tavolino contro il Sassuolo, lo ascoltiamo. È un amichevole che serve per dare minuti a questi ragazzi che sono appena arrivati e per fargli entrare un po' nei meccanismi della squadra. Queste partite servono a questo, quindi non sono indicative per dare un giudizio su Aquilani e Baybeck, che non hanno sicuramente bisogno di giocare qui a Colonia per avere un giudizio, però hanno bisogno di fare minuti perché sicuramente con la squadra devono entrare in sintonia. Il Pescara esce con quelli che erano gli obiettivi che avevamo, pensiamo di averli centrati tutti, è chiaro che poi il campo dirà se abbiamo fatto bene o male, però fino a questo momento la squadra sta esprimendo quello che il mister vuole in campo, per cui siamo soddisfatti. Per me, noi non avevamo certamente noi fatto il ricorso per Ragusa, ma nel momento in cui un giudice sportivo accerta che c'è una violazione di una regola, non capisco qual è il ricorso che debba fare il Sassuolo. Le regole ci sono per essere rispettate, se poi non verranno rispettate si aprirà un precedente enorme e quindi è inutile fare dei regolamenti se poi c'è gente che la gira. E sarà un campionato molto difficile per il Pescara perché chiaramente da neopromossa si fa più fatica degli altri e quindi dovremmo sicuramente non perdere mai la concentrazione contro chiunque, perché non basta essere concentrati e determinati contro il Napoli e contro l'Inter, ma ci vuole la giusta determinazione quando si incontreranno poi quelle squadre che almeno sulla carta sono la nostra portata. Campionato di Serie A fermo, il Pescara tornerà a giocare domenica 11 alle 20:45 allo Stadio Adriatico contro l'Inter. Invece chi scenderà in campo è la Lega Pro e il Teramo nella seconda giornata dopo la sconfitta di Lumezzane. Domani pomeriggio alle 16:30 impegno interno per i biancorossi contro il Bassano del pescarese Luca D'Angelo. Questa mattina conferenza stampa dopo la rifinitura di Lamberto Zauli, si va verso la conferma
conferma del modulo 4-3-1-2 con Croce e Sansovini davanti. A centrocampo potrebbe esserci la novità di Danilo Bulevardi al posto di Alessandro Di Paolo Antonio, con Peterman e Ilari sempre in mediana. Difesa invece confermata, ma adesso ci andiamo ad ascoltare le parole del tecnico del Teramo, Lamberto Zauli. A prescindere dal Bassano, che è un'ottima squadra, noi degli avversari parlo sempre poco, perché comunque oggi parleremo del Bassano, domenica prossima parleremo del Pordenone, insomma su tutte abbiamo visto il Lumezzane, e quindi se non faremo partite al 110% sicuramente puoi perdere con tutti. No, abbiamo parlato tantissimo del centrocampista perché era andato via Madio, ma da sempre ci eravamo detti che serviva un centravanti di stazza che potesse essere un'alternativa o a Croce, perché noi nella nostra rosa, se manca Croce, non avevamo giocatori di struttura, di gamba, e quindi la punta era una priorità come centrocampista, anche se negli ultimi giorni avevamo spinto molto sul centrocampista perché a livello numerico non siamo tantissimi. Avevamo parlato sicuramente di sostituire Amadio con un giocatore importante. Non volevamo prendere un centrocampista giusto per prenderlo, perché è giusto secondo me che una società spenda i soldi quando si ha la piena convinzione. Il mio nome era quello di Baldassina, non nascondo, l'avevo già fatto. Ci sono stati problemi col Messina fino all'ultimo minuto, dove il ragazzo è stato tra virgolette insomma vincolato da loro e obbligato ad andare alla Lupa Roma. Quindi in quel momento lì un giocatore importante del livello di Amadio, non parlo tanto tecnico perché lo sapete, ma a livello numerico, a livello di personalità non lo abbiamo trovato, e quindi va bene, ma la squadra è all'altezza della situazione. No, io già 20 giorni fa, se guardavate la mia squadra l'anno scorso, il nostro 4-3-1-2, quasi tutte le partite, tutte, gliel'ho detto anche a loro, finivamo 4-3-3, perché io so benissimo che il 4-3-1-2 è un modulo molto dispendioso. L'anno scorso avevo giocatori davanti molto molto dinamici, nonostante quello spessissimo aprivo Venitucci, aprivo Margiotta e facevamo il 4-3-3 con Guidoni vertice, quindi fa parte del mio modo di vedere il calcio. E domenica parte anche il campionato di Serie D con la prima giornata del torneo, che vedrà impegnate 6 formazioni abruzzesi, 4 nel girone F, 2 nel girone G. Nel girone F riparte il San Nicolò di Massimo Epifani con ambizioni di alta classifica. Lo ascoltiamo. È stata una partita di allenamento, è un onore giocare con una squadra di Serie A che sta facendo anche grandi cose, quindi è più stimolante, più bello per i ragazzi. Sicuramente è stata una giornata bella per i ragazzi, però siamo proiettati già domenica, incontriamo una squadra importante per questo campionato che avrà fatto una squadra per cercare di primeggiare, quindi sarà già una partita molto difficile e speriamo di arrivarci con massima concentrazione e con la condizione fisica migliore delle ultime domeniche. Siamo in un girone difficilissimo dove ci sono 5-6 squadre che lotteranno per vincere, però cercheremo di stare lì davanti. Abbiamo cambiato tantissimo volutamente, ma non perché i vecchi non hanno fatto bene, volevamo mettere un'area nuova e abbiamo cercato di fare una squadra con certe caratteristiche. Napolani è un giocatore che si addice al modo di pensare nostro e speriamo che ci dia una grossa mano, ma come lui, come altri giocatori che abbiamo nella rosa. Scendiamo ancora di categoria, perché dopo una rapida ascesa con doppio salto, l'ASD Giulianova Annunziata si prepara ad affrontare il campionato di prima categoria nella stagione 2016-2017. Nei giorni scorsi si è svolta la presentazione della squadra. Tempo di presentazioni ufficiali delle squadre di calcio in vista della prossima stagione calcistica 2016-2017. A Giulianova, e precisamente nel quartiere di Giulianova Annunziata, per scoprire la rosa dei giocatori, lo staff tecnico e i dirigenti dell'ASD Giulianova Annunziata. Presidente, questa è una squadra giovane, molto giovane, ma che è già riuscita negli ultimi 3 anni a fare ben 2 salti di categoria, dalla terza alla prima. Sì, così. Come dice giusto, sono contento di essere il presidente di questa bella realtà, che comunque è una realtà del mio quartiere. Io abito a 50 metri da dove stiamo facendo questa bellissima festa, che già ha portato famiglie, bambini, ed è quello che noi vogliamo, portare le famiglie, farle tornare, ritornare al campo a seguire quello che poi per me è il più bello sport che esista, il calcio.
Noi sì, abbiamo fatto in questi due anni, in questi tre anni, un bel lavoro societario che poi è alla base di tutto, è la fondamenta per poi poter crescere e fare qualcosa di bello. Noi ci stiamo riuscendo, noi veramente lavoriamo con il cuore, lavoriamo con l'entusiasmo e navighiamo tutti nella stessa rotta, convinti di quello che facciamo, soprattutto senza secondo fine, senza dover pensare a quello che potremo. Noi già siamo una bella realtà ed è questo mi inorgoglisce. Dal calcio a 11 passiamo al calcio a 5 perché inizia la preparazione per il Pescara. Si riparte con Fulvio Colini in panchina, anche se c'erano stati dei rumors che lo avrebbero voluto lontano dalla guida dei bianco-azzurri. Lo ascoltiamo. Colini, si riparte per una nuova stagione. Lei anche quest'anno alla guida del Pescara. Sembrava che dovesse esserci qualche mese fa il divorzio, poi invece c'è stato il rinnovo. Tutti felici e contenti. No, cioè, sembrava che dovesse esserci il divorzio, non lo so. Rumors, così diceva. Ah, i rumors. Ma no, tanto noi ogni anno si decide, si insieme, perché poi quando non c'è più il feeling, quando il rapporto si esaurisce, il programma si è esaurito, noi dopo due anni, 5-6 finali, avevamo già fatto, diciamo, no, un percorso compiuto e quindi si è pensato di sedersi e di vedere un po' la società. Ha inteso provare a ricominciare ancora un altro nuovo biennio o un anno almeno con un nuovo roster con me e io sono contento. Vedremo se riusciremo a ripetere quello che abbiamo fatto in questi due anni passati. Si riparte con una formazione comunque di valore, c'è stato anche qualche ritorno a Pescara e si parte con quali obiettivi, Colini? Innanzitutto non ci sono ritorni, io, per me un giocatore è sempre rinnovato, anche chi stava già qua o ha la mentalità di costruzione di una nuova stagione dentro la testa o altrimenti non è, e quindi non è un giocatore, quindi anche se ha già giocato qua, per esempio Duarte qui è un giocatore nuovo che dovrà dimostrarmi e dimostrarsi di essere meritevole di indossare la maglia comunque di una società che in questo momento vuole traguardi alti. A proposito di traguardi alti, quali sono le dirette concorrenti del Pescara nella prossima stagione? Vogliamo brevemente presentare il campionato di Serie A? Quest'anno ci sono molte squadre, a differenza degli ultimi anni, che hanno delle ambizioni massimali. Diciamo che lo scudetto d'estate va al Caos e all'Acquestaponi, che hanno due squadre completissime dal punto di vista dell'equilibrio, hanno rinnovato, hanno fatto delle cose importantissime e questo gli viene riconosciuto, ma la Luparense stessa ha una squadra formidabile e credo che bisognerà rispettarla molto perché le ambizioni del presidente di quella società, che ricordo è quella più titolata, sono sempre le massime. Poi ci siamo noi e anche non bisogna dimenticare la struttura ormai diciamo mentale del Rieti, che ormai è acquisito di diritto alle alte sfere e che combatterà anche sul fronte della Champions e sarà la detentrice della Winter Cup, quindi queste sono un po' le squadre. E domenica prossima ad Alfedera in provincia dell'Aquila si terrà la prima edizione del triathlon dei Sanniti, una giornata legata allo sport ma anche alla promozione del territorio, in particolare quello dei comuni dell'Alto Sannio. Il servizio è di Telemolise. Alle Olimpiadi di Rio le gare di triathlon hanno appassionato tantissimi telespettatori con picchi d'ascolto interessanti. Del resto non possono che suscitare ammirazione. Atleti capaci di cimentarsi in tre discipline diverse senza un attimo di sosta. Nuoto, corsa e ciclismo. Di qui l'idea di sfruttare questa per certi versi inattesa popolarità anche per promuovere le bellezze storiche e paesaggistiche dei paesi a cavallo tra l'Abruzzo e il Molise, aderenti all'associazione Alto Sannio. Agnone, Pietra Abbondante, Schiavi d'Abruzzo, Pesco Pennataro e Alfedena, il paese del Parco Nazionale, che domenica 4 settembre ospiterà la prima edizione del triathlon dei Sanniti. Sicuramente lo sport è stata la prima, quella che ci ha trovato nel comune di Alfedena una risposta pronta, e il comune di Alfedena ha voluto ospitare questa manifestazione di livello nazionale, la quale comunque è parte di un progetto più ampio di sviluppo basato anche sull'attività sportiva. Gli aspetti tecnici e organizzativi della gara sono stati curati dalla Teramo Triathlon Team del patron Felice Scarnecchia, triatleta di successo che oggi allena i migliori atleti. Ad Alfedena sono attesi almeno 200 partecipanti provenienti da tutta Italia. Per coinvolgere un numero maggiore di appassionati sarà possibile partecipare anche in staffette con un nuotatore, un ciclista e un podista.
previste anche delle prove dedicate ai bambini. Si svolge su due siti ben diversi, collegati da un percorso cross di mountain bike. Si svolgerà nel lago di Alfedena, dove si farà la gara di nuoto su 750 metri. Dopodiché con le mountain bike, attraverso un meraviglioso percorso nel bosco, si raggiungerà il pianoro di Campitelli di Alfedena, dove ci sarà il secondo cambio e la terza gara prevista dal triathlon di 5 km di corsa. E questo era il nostro ultimo servizio, prossima edizione del TG6 questa sera alle 19 e poi in serata alle ore 23. Per il momento grazie dell'attenzione, buon proseguimento di giornata.